Mama, prima di presentarvi il servizio realizzato sabato sera, è doveroso fare i nostri auguri di buon onomastico a Luigi. Hai scelto insieme a tutti questi tuoi amici il Mamma non Mamma, come mai? Beh, volevo festeggiare il mio onomastico, beh, a mezzanotte tra poco, e abbiamo scelto di venire qua. San Luigi, in questo caso tanti auguri. Grazie. La cosa più bella di questo locale qual è? Un bel posto perché ci mette allegria. La cosa che detesti che ti venga fatta al primo appuntamento dalla tua partner? Domande sul mio passato. Niente di meno, tu al Mamma non Mamma vieni in compagnia di tre donne. Sì. Ne vale la pena. Sei un playboy. Così dico, non lo so. E come mai hai scelto questo locale per portare le tue donne? È perché stanno lontane dai fidanzati. Cosa detesti ti venga fatto al primo appuntamento? Un palo. In ritardo. Un uomo non prende l'iniziativa. Non deve pretendere niente. Ciao Luigi, come stai? Bene, bene. Non mi hai fatto gli auguri però. È vero, tanti auguri perché oggi sta Luigi. Fa caldissimo, ma a noi non interessa perché il Mamma non Mamma ormai è decollato cabriolet. Essere all'aperto, con un cielo bello che tu puoi alzare gli occhi. Stasera veramente pieno di stelle. È bello, è bellissimo, quindi affrontiamo questa estate calda, bollente, torrida per portarti al Mamma non Mamma. Ho visto che c'erano i tavoli all'aperto anche per il burraco. Sì, perché il burraco si è trasferito avendo il suo spazio all'interno, abbiamo trasferito anche all'esterno. Perché le esigenze giustamente estive anche loro ce l'hanno, anche perché loro fanno parte della nostra organizzazione. I tornei cominciano a progredire perché sono passati a 3 tornei settimanali, la gente incomincia a piacere il posto, quindi perché con la nostra accoglienza, la ristorazione, li curiamo nei particolari e quindi il numero di persone incomincia a venire sempre di più e a noi fa solo piacere. Abbiamo cominciato alla grande 2 settimane fa con i Neri per Caso. I prossimi eventi che ci saranno, ci dici qualche chicca? I prossimi eventi che ci saranno non te lo so dire ancora perché lo stiamo programmando, ma ti posso dire una cosa fondamentale, che da sabato prossimo l'iniziativa del Mamma non Mamma parte per favorire le donne. Quindi ne abbiamo omaggio donne. La cosa che detesti al primo appuntamento che ti venga fatto dalla partner, qual è? Il ritardo. Allora Mamma non Mamma e un bacio agli amici dei Dendè. Un bacio dai Dendè, ciao. Ufficialmente parte l'estate del Mamma non Mamma, dopo che è stata l'apertura con i Neri per Caso, adesso diamo il là all'estate del Mamma non Mamma. Ci saranno tante novità, soprattutto per le donne, dalla settimana prossima e per tutta l'estate, quindi tu puoi venire. La domenica abbiamo un'altra chicca del Mamma non Mamma, ci sarà la serata Revival 70-80 liscio, quindi ci sarà un po' di tutto qui la domenica. Compie 5 anni il Mamma non Mamma a fine giugno, quindi 30 giugno compie 5 anni, faremo una grande festa il primo sabato di luglio per festeggiare i nostri 5 anni e in attesa del compleanno del Mamma non Mamma noi stiamo preparando la terza creatura che nascerà. No, quando sarà pronta? Quando nascerà? 2010, sarà un locale primo in Italia griffato Heineken, progettato dall'Heineken direttamente. C'è qualcuno che è arrivato qui dietro, è il nostro DJ Oxyferry, buonasera! Siete bellissimi. Voglio ricordare una cosa che è importante, quindi usufruisco delle telecamere di Night and Day perché è partner ufficiale del Wild West, che Wild West non è che scompare, anzi si sta rinnovando. In maniera più assoluta. Noi stiamo rinnovando perché ci saranno delle grandi sorprese a partire dal 12 settembre. Lui viene qua perché si diverte. Un aggettivo per il Mamma non Mamma, quale useresti? È una piccola bomboniera sulla costa sud salernitana. Quest'estate
a Vietri, a Rosa dei Venti, e il Mamma Non Mamma diventa anche beach, quindi faremo animazione completi sul solarium del Rosa dei Venti. Sarà il Mamma Non Mamma sarà partner dell'avventura dei Rosa dei Venti. Attendete televisione, questa, chi salutiamo? Annabella Rosso e Salvatore. Cosa detesti che accada al primo appuntamento? La cosa più brutta che possa accadere al primo appuntamento è che lei non si presenti, che ti posso dire? Ciao! Hola, ciao, come stai? Welcome, benvenuta qui in Mamma Non Mamma. Tu fai parte della grande famiglia del Mamma Non Mamma. Diciamo che io, il mio ruolo è quello che si vede poco, io lavoro dietro le quinte. La cosa che detesti che succede al primo appuntamento qual è? L'imbarazzo. Ciao ragazzi. Ciao Mamma Non Mamma.